stiamo andando in palestra, così vado a farmi dare la scossa. Abbiamo fatto un po' di scorta visto che c'era Black Friday. Andiamo a fare l'elettrostimolazione. Benvenuti in un nuovo video. Parlo piano perché Leonardo sta ancora dormendo. Oggi ho un sacco di cose da fare. Tra un po' devo partire per andare a fare la pulizia dei denti. E poi mi faranno una cosa strana questo pomeriggio, che penso che avrà il titolo di questo video. Ho fatto il rinnovo della palestra e per via che l'ho rinnovato prima del termine, mi hanno fatto un regalo di una seduta, una cosa praticamente che servirebbe per stimolare i muscoli elettronicamente, che ti mettono delle cose per fare in maniera che con questa elettrostimolazione ti coinvolge il muscolo. Oggi infatti andrò a scoprire questa cosa. A colazione mi sono fatta il mio solito pudding con i cereali e le banane e poi mi farò mezzo biscotto proteico. Quindi pulizia dei denti, quindi me li devo lavare molto bene. Ok, pulizia dei denti fatta. Mi ha messo il fluoro per ultimo, adesso mi ha detto che non devo mangiare per almeno un'oretta. Va bene perché adesso sono le 11, a mezzogiorno mi preparo il pranzo e poi oggi pomeriggio vado a farmi dare la scossa. Spero non faccia male. Bene, visto che c'è un'oretta di tempo prima del pranzo, ne approfitto per fare l'unboxing del pacco di bulk che è arrivato. Abbiamo fatto un po' di scorta visto che c'era Black Friday. Ho preso 3 pacchi di cioccolato e cocco, visto che c'era la promo, e poi uno gusto mirtillo per vedere com'è. Dopo queste qui, le Macro Munch Salted Caramel, buonissime. Queste qua sono un po' durette da masticare, però sono buone. Quando si ha voglia di dolce, queste qui vanno benissimo. Poi adesso queste qui sono anche un po' più piccole del solito, quindi come snack si può mangiarne una intera invece che mezza. Questi qua sono nuovissimi, sono appena arrivati sul sito. Sono dei grissini proteici. L'ho già provato ieri sera che ho fatto un'insalata e sono buoni. Dopo ovviamente brownie proteici, vegani. Questi qui gusto caramello, mentre questo gusto cioccolato. E poi ho preso anche quello alla banana. Dopo questo qui l'ho preso che è nuovo, non c'era quello solito col marshmallow. Vediamo com'è. Ho preso ancora questi qui che come valore nutrizionale sono buoni. Non mi soddisfano appieno, diciamo, il palato, preferisco gli altri, però anche questi dai sono buoni. Dopo queste qui gusto ciliegia e dopo questo qui ho fatto scorta, duo protein spread, questo qua se cominciate è tipo la droga, ne fate andare a vasi. Questo qua è proteico, la scusa è quella, che è proteico. Comunque bisogna fare attenzione perché valori nutrizionali per 100 grammi, anche questo qua non è che sia proprio light, è 508 calorie 100 grammi. Che mi dispiace che non ho trovato i bites al cioccolato, quelli se li trovate sul sito ve li consiglio. Se fate la vostra prima ordinazione sul sito di Boo, vi lascio il mio codice sconto che potete utilizzare sul vostro primo acquisto sul sito e vi fa risparmiare il 45% su quello che andate a ordinare, quindi marcatevelo sotto bene, lo lascio sotto scritto nei commenti, che così se volete fare la vostra prima ordinazione vi fa risparmiare. Devo preparare il pranzo perché è quasi mezzogiorno. C'era anche la lumaca. Da dove sbuca? Buongiorno. Che cosa ci faceva lei nei miei spinacini? Dopo la porto giù in giardino, poverina. Ha rischiato di finire in padella. Bene, adesso mangiamo e dopo vado a farmi dare la scossa in palestra. Che giornata. Tra tutto, denti, lumache, elettroshock. Ok, riportiamo in libertà la lumaca. Là. Ciao. Ok, adesso stiamo andando in palestra, così vado a farmi dare la scossa, elettroshock. Ma perché? Me lo chiedo anch'io, ormai è gratis, prova gratuita. Sì, gratis. Non si butta mai via niente quando è gratis, no? Sì, gratis, vedrai tutte le liberatorie che ti fanno firmare per potenziali effetti collaterali dell'elettrostimolazione. Leonardo, per esempio, non si fa fare la scossa volontariamente. Non so se essere preoccupata di quello che mi sta per accadere. Non uccide, no? Quello che non... No, come si dice? Quello che non uccide, non uccide. Sì, la citazione era così.
Andiamo a fare l'elettrostimolazione, è un metodo abbastanza innovativo, si tratta di 20 minuti di lavoro piuttosto intenso, tramite degli impulsi elettrici che verranno trasmessi con i cavi attraverso questo gilet e insomma questi accessori che sono bagnati, ben idratati di acqua. Andremo a indossarlo e avremo appunto questi impulsi elettrici che vengono trasmessi all'interno delle fibre muscolari. Va a raggiungere delle fibre muscolari molto profonde, più profonde rispetto anche a quanto faresti con un normale allenamento. Il vantaggio è anche quello di non utilizzare carichi, grandi carichi, utilizziamo soltanto elastici, piccoli carichi o prettamente movimenti a corpo libero, quindi non andiamo alla lunga andare sulle articolazioni, sulle giunture, per cui abbiamo anche questo vantaggio. Ci sono vari tipi di programmi, c'è un programma più metabolico, quindi più cardio, diciamo, per allenare un po' la capacità cardiorespiratoria, bruciare più calorie, oppure quello più tonificante, di rinforzo, a seconda un po' delle esigenze della persona. Oggi faremo un allenamento di prova, sceglieremo un programma di tono. Di solito l'allenamento dura 20 minuti, quello di prova dura 10, giusto per farti sentire un po', un assaggio. Ma che fantasmi da acchiappare non ce ne sono, Qua sopra vedrai questo semaforo, qua sotto vedrai un avatar, un omino che fa delle cose, noi dobbiamo fare quello che fa lui. Quindi il primo movimento che andremo a fare, tu fallo anche se non senti niente, quando vedi il semaforo verde fai uno squat e stai, comincio a aprire le braccia, scendo in squat e sto, scendo un pelo di più e risali. Ok, ancora non sentiamo niente, Vai, scendi, andando su, gambe e glutei, ok? È normale. Andiamo sulla schiena, dimmi tu stop, ok. Sempre sulla schiena, la parte centrale. Ok, mi fermo. Andiamo su petto e addome, dimmi tu stop. Stop, entrambi, sia petto che addome. Mi sento un sacco qua. Le gambe le abbassiamo un po', ok. E l'ultimo sono le braccia. Occhio che le braccia sono un pochino fastidiose perché sento un po' le formichine, è normale, è tutto normale. Ok, mi fermo. Ok, giù. E stop. Apro. Compagno le mani, brava, rivolgo verso di me. Mani sui fianchi, faccio una bella gobba con la schiena, quindi è bella rotonda, ginocchia morbide e risalgo. Allora andiamo un po' sulle braccia, tricipiti, busto in avanti, petto fuori, porto in alto i palmi delle mani e spingo, stop. Ok, alziamo, proviamo a alzare un pelo, in generale, ti va? Proviamo, tutto. Dai. Mani sui fianchi, slancio, piede a martello. Prossimo torniamo all'esercizio, il primo, quindi andremo in squat. Salgo, spingo fuori le ginocchia e spingo bene i talloni. Ok, bene, abbiamo finito. E adesso pausa, relax, con le barrette di bulk, tè caldo verde. Bella lei. Diventata una gatta da divano, Ok, adesso pausa, relax con le barrette di bulk, ci vogliono dopo tutta questa intensa attività fisica. Quello è un acino d'uva, non è la barretta. Non so, ma iniziamo con la frutta, che sana e buona. Beh, di solito si finisce con la frutta, quando uno dice siamo alla frutta non inizia con le barrette, perché prima c'è il dolce e poi la frutta. Bene, sono passati un po' di giorni, diciamo pure settimane. Finalmente ho avuto il tempo di registrare il finale di questo video, che ormai ultimamente col lavoro sono sommersa. Comunque, adesso finalmente posso raccontarvi la mia esperienza di come è andata con l'elettrostimolazione. Allora, primo giorno ho sentito tirare un sacco i muscoli dell'addome sulla pancia e i glutei. Lì il macchinario ha lavorato parecchio bene, cioè sentivo proprio tirare bene tutta la parte. Il secondo giorno ero stanca morta, cioè come se fossi andata a fare un allenamento di 4 ore in palestra o una camminata bella intensa. Ho sentito muscoli che non sapevo neanche di avere, quindi posso dire che quel macchinario lavora parecchio bene, anzi diciamo pure top. Per tonificazione muscoli davvero top. Che poi ho fatto un allenamento da 10 minuti di prova, che quello standard è quello da 20 minuti, sarebbe stato il doppio dello sforzo, quindi parecchio più intenso. 20 minuti di questo macchinario ho letto che sono circa
un paio d'ore di palestra, più o meno. Ovviamente non sostituisce l'allenamento in palestra, però di sicuro è un ottimo macchinario per persone che vogliono avere risultati in poco tempo. Più che altro non mi è piaciuta la sensazione, ma quello ormai è una cosa normale, perché mi ha detto anche l'allenatrice, ormai la prima volta rimane un po' così perché è una cosa nuova, e facendolo più volte poi ti abitui e quindi non ci fai neanche più caso. Gli esercizi sembrano semplici da fare, ma quando parte il macchinario non è così semplice, cioè anche fare uno squat con quel macchinario lì è bello intenso. Se ne avete la possibilità, che avete questo macchinario nella vostra palestra, vi consiglio almeno una volta di provarlo, così almeno potete vedere com'è e come vi trovate, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, per questo video è tutto, tra un po' è Natale, quindi vi faccio anche gli auguri di buone feste. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, così mi aiutate a farlo crescere, di lasciare un like sotto il video, se volete seguirmi su Instagram mi trovate anche lì, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!